Mario Bocchio, sindaco di Lonato, oggi inaugurazione ufficiale di questa 55esima edizione della fiera. Siamo in un momento di crisi, sindaco, si diceva anche in conferenza stampa, in presentazione, però i commercianti e gli espositori hanno risposto in modo positivo. Credo che per Lonato, tra l'altro è la prima fiera, credo, provinciale che si apre per questo 2013, possa dare già un esempio di cosa sia l'imprenditorialità. Sì, io credo che il fatto che abbiamo superato rispetto all'anno scorso il numero degli espositori la dice un po' lunga sull'atteggiamento che quantomeno i nostri operatori vogliono avere nei confronti di questa crisi che oramai conosciamo un po' tutti. I numeri sono implacabili, ma proprio questa volontà, questa sfida che i nostri operatori fanno in occasione della nostra fiera fa pensare che ci sia proprio la voglia del riscatto, la voglia dell'andare avanti, la voglia di continuare a lavorare, la voglia di pensare che le cose possano migliorare. Lonato è vicino a loro con questa fiera qui. Io devo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, il nostro comitato, il presidente della fiera Leonardo Valentino, il direttore Ferrarini e tutti quelli che hanno dato una mano, ma soprattutto un grazie va ai nostri cittadini di Lonato che amano la loro fiera perché appartiene a loro, appartiene al tessuto sociale di Lonato del Garda e agli espositori che hanno nuovamente accettato questa sfida e sono qui con noi. Un grazie anche agli spettacoli viaggianti, i nostri bambini aspettano questa fiera vedendo le loro giostre e quindi è un momento di felicità per loro, un momento per le famiglie probabilmente di dimenticare i problemi che regolarmente le affliggono e che oggi sono abbastanza pesanti. Inaugurazione con personaggi importanti oggi? Ma forse devo dire che Lonato ha sempre avuto, forse perché è la prima fiera dell'anno, tutti i nostri rappresentanti politici di massimo livello. Anche quest'anno hanno risposto, qualcuno maliziosamente dice che ci sono le elezioni. Io non credo, io credo che Lonato sono sempre venuti, hanno sempre partecipato e sono sempre stati vicini alla nostra amministrazione che peraltro da 8 anni gestisce questa fiera. Che la nostra gente sa proporre ogni anno sempre di più.